È proprio il presidente dell'AIL, l'avvocato Domenico Cappuccilli, a darci la buona novella. A fine mese sarà estinto il debito con un istituto di credito e dunque la casa AIL Ferrigni, inaugurata quasi 10 anni fa per ospitare lungodegenti e i loro parenti a titolo totalmente gratuito, sarà di assoluta proprietà dell'AIL, ma soprattutto della cittadinanza di Pescara. Il 29 dicembre, grande concerto diretto da Antonella De Angelis per celebrare l'evento. Il 29 di dicembre alle ore 21 al Teatro Massimo ci sarà il gran concerto di fine d'anno, in occasione del quale si continua una tradizione di questo concerto di fine d'anno e l'AIL festeggerà l'integrale pagamento del debito a suo tempo contratto nei confronti di una banca di cui ometto il nome, una banca piccola ma molto generosa, e quindi consegnerà alla città di Pescara, all'AIL innanzitutto, e alla città di Pescara quella struttura di via Rigo Piano 88/12 che è l'orgoglio dell'ematologia di Pescara. Voi pensate che in 10 anni, quindi dal 2009 quando abbiamo inaugurato, abbiamo tenuto conto che abbiamo 11 camere e 21 posti letto, però moltiplicato per i giorni di degenza di ciascuno, ognuno sta 2 mesi, 3 mesi, ieri ho scoperto che una signora sta qui da 2 anni, abbiamo avuto di occupazione 32.000 giornate, quindi un numero enorme, gratis poi perché. Oh, e un'altra cosa alla quale tengo molto è quella di dire che questa costruzione è stata realizzata con i risparmi, con le donazioni dei privati cittadini e delle aziende locali. Noi non abbiamo voluto né chiesto né voluto alcun contributo pubblico. Intanto da ieri e per tutta la giornata di domani nelle principali piazze per il 30° anno consecutivo in vendita le stelle di Natale per la raccolta fondi da destinare alla ricerca. Abbiamo dato 2 borse di studio per una ricerca su una sostanza, la L7, che è un coadiuvante nella radioterapia. Un'altra borsa di studio per la ricerca di un modo diverso di fare raccolta fondi.